Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Fable e oggi finalmente libereremo nostra madre. Quindi Scarlatta, la nostra mamma imprigionata, niente proprio di meno che da Jack di Spade in persona, oggi rivelerà la sua vera identità. Quindi andiamo. E qui affronteremo già subito un piccolo bossettino. Non so se lo affronterò ora o forse dopo. No, mi sa che lo affronterò dopo, perché per ora non spunta. Però dopo, nel momento in cui dovremmo fuggire, qui ci sarà una piccola boss fight. Quindi ve lo spoilerò già adesso, ma sarà una boss fight che comunque faremo tra poco. Proprio perché la faremo esattamente in questa puntata. Sarà probabilmente la chiusura della nostra puntata. Ecco, esatto. Qui iniziamo ad equipaggiarci, perché inizieranno ad arrivare nemici. Inizieranno ad arrivare nemici. Qui ovviamente la porta viene bloccata, perché, esatto, ci fanno, diciamo, i paletti. Ecco, ho rallentato il tempo senza motivo. Ale, qui si scoppia tutto. Questo ancora deve spawnare, quindi... Ah, ci sono i funghi che scoppiano. Vai. Sì, sì, i funghi che scoppiano. Che mi levano pochissimo, tra l'altro. Abbiamo eliminato la fatina. Non so se era la fatina effettivamente che faceva spawnare i mostri. No, vero? No, ok. Mi ricordavo fosse la fatina, invece no, non era la fatina. È proprio una questione di livello fatto apposta per creare una difficoltà. Va bene, allora a questo punto si possono skippare i nemici, perché non hanno senso. A parte questi che mi spuntano così. Strano che qui non sia scoppiato. Strano che qui non sia scoppiato. Sentiero scogliera. Altra zona dove saremmo invasi da nemici. Però ci sono anche forzieri da prendere. Elmo di metallo oscuro. Ok, ora qua aspettiamo che si manifesti. Che facciamo? Ok. Niente, si può eliminare anche così. Non lo ricordavo, pensavo dovesse manifestarsi per forza. Invece no, puoi fare danni, magari ne fai un po' meno, però la puoi colpire. Altro forzieruccio. Miglioramento affilatura. Oddio. Guarda che bella imboscatuccia. Ma noi qua li tagliamo come fossero burro. Ok. Andiamo avanti. Qui c'è tutta una zona da poter esplorare. E ovviamente conviene esplorarla adesso, perché non ci saranno altri modi per... Cioè, oddio, non ci saranno altre motivazioni più che altro per poterci tornare. Quindi
conviene andarci adesso. Ok, però adesso basta, perché sennò qua rimaniamo bloccati all'infinito. Miglioramento fulmine. Allora, contro i non morti solitamente il fuoco è l'arma migliore. Infatti questa spada, a parte essere fortissima da un punto di vista offensivo, con un valore d'attacco estremamente elevato, è anche molto forte contro soprattutto i non morti, proprio perché possiede l'attributo del fuoco. E l'attributo del fuoco è super efficace, se vogliamo dirlo in termini pokemoniani, contro i non morti. Quindi è molto molto buona. Fiala di resurrezione, che schifo non fa. E qui ovviamente blocco della porta. Ok, ho starnutito. Spero di aver coperto il microfono in tempo, perché è stato uno starnuto bello forte. Quindi poi magari lo scoprirò soltanto quando monterò il video. Che diavolo succede? Prendilo! Qui ci sono le guardie, quelle potenti, no? Quelle potenziate. Sono quelle col vestito rosso. No, aspetta. È quel ma... Eroe, la tua volontà scarseggia. Stai in guardia. Non ti preoccupare, ora la mia volontà non scarseggia più. Ok. Qui c'è un'altra zona. Corridoio secondario. Che diavolo succede? Aia. Qui ci sarà anche una parte divertente dopo. Adesso mi è venuto in mente soltanto adesso. Mi è venuto in mente soltanto adesso, ma ci sarà la parte, una parte divertente. Dove praticamente sarò imprigionato e dovrò fare determinate cose per riuscire ad uscire dalla prigione. Che diavolo succede? Prendilo! Ok. Cosa diavolo? Non ho intenzione di avvicinarmi di più a quella tomba. Questa è la mia distanza limite. C'è un altro forzieruccio. Mia madre aveva ragione. Non ho intenzione. Katana oscura. Cosa diavolo? Ah, che fame. Quando pensi che metteremo qualcosa di grande? Nel frattempo parlano di mangiare. E qui nel frattempo sfasciamo tutto. E c'è un altro forzieruccio. Busto di pelle oscura. Ok, qui possiamo sfasciare. Ed eccoci qua. Ti avevo avvertito. Toccami di nuovo e ti strozzo. Aspetta, so chi sei. No, è un trucco. Tu non sei mio figlio. Quel bastardo sta manipolando la mia mente. Ma sei davvero tu, non è così? Cosa diavolo pensavi di fare venendo qui? Non vedi che ci prenderà tutti e due? Non importa. Dobbiamo uscire di qui. Apri questa dannata gabbia! Hmm.
Non manca molto, ma dobbiamo sbrigarci. Grazie mamma per questa accoglienza calorosa. Veramente. Grande accoglienza proprio. Non capisco. Fermo dove sei. Come sei arrivato? Vedo che ti sei allenato duramente. Vero? Hai visto quanto sono P? Ovviamente vedete, la madre non ha barra di HP perché è appunto scriptata dalla missione. Oh. Jack, vieni ora. Non è carino andarsene senza salutare. Carogna! Tuo figlio è un eroe, cara Scarlatta. Sapevi che è stato incoronato campione dell'arena? Saresti stata così fiera di lui. Deve essere una cosa di famiglia. Quello è il marcire in una delle mie incantevoli cellette. Mostro disgustoso. Lascialo andare. Lui non sa proprio nulla. Oh, penso che scoprirai che lui sa molte cose. Vedi, il sigillo dell'arena che gli ho dato mi ha mostrato ogni suo movimento. È stato molto divertente. Scavare tombe, salvare decchi suonati, incontrare la sua pazza sorella. Teresa? Sì, pare che anche la tua cara sorellina sia viva. Gli ha detto tutto della spada e della vostra sciagurata discendenza. E ora, dolcezza, mi dirai dove si trova la chiave. Esatto. E vabbè, buggate le voci a caso delle guardie, ma sì, siamo stati catturati. Siamo stati catturati da niente proprio di meno che da Jack di Spade, che si è presentato a noi come eroe malvagio, perché comunque era un eroe malvagio, ma che però si è rivelato essere cattivo, più tardi verremo molto a prendere cattivo. Te e il resto della feccia e ci divertiremo un po'. Si sta divertendo, non ti pare, Tibbs? Vai all'inferno, maiale. Esatto, qui siamo Quanta stati praticamente fonte, rasati. Dovresti conservare tutta quell'energia per dopo. Ti servirà. Ah, e non provare a usare quelle buffe tecniche della volontà. Il capo ha fatto in modo che non potessero funzionare qui. Non ho fatto niente di male. Esatto. Quelle guardie meritavano. Siamo completamente prigionieri. E tu, nella cella accanto alla tua. Immagino che tu sia quello che hanno tormentato con l'attizzatoio per tutto questo tempo. Sentivo le tue urla fin qui, amico. Niente di cui vergognarsi. Conosciamo quelle sofferenze. Aspetta un attimo, io so chi sei. Tu sei liberatore, vero? Sei il tizio che ha battuto tutti nell'arena e ha rinunciato al grande premio per lasciare in vita Sussurro, vero? Oh, non ne arriva spesso di gente come te qui. Cos'hai combinato? Hai ucciso un sindaco? Hai fatto a fettine qualcuno? Scommetto che il guardiano non riuscirà a credere alla sua dannata fortuna. Sai, oggi è il suo compleanno, quel depravato. Ogni anno ci fa trascinare fuori dalle nostre celle, ci fa vedere un po' di sole per ricordarci che cosa ci stiamo perdendo e poi ci ficca di nuovo dentro. E non lo fa neppure per gentilezza. Ci fanno correre in tondo nel cortile e fanno scommesse su chi vince. Poi il più veloce vince una gita nell'ufficio del guardiano. Beh, ciò che succede là è troppo crudele da raccontare. Perlomeno dai un'occhiata al suo ufficio. Non ci sono solo libri e mobili là dentro. Esatto. Praticamente che succede? Una volta all'anno noi correremo, praticamente, per riuscire ad ottenere la chiave che ci consentirà di uscire. Sicuramente è qui che morirò. Però sì, la cosa che avete sentito è vera. La Ascolta, corsa, caro il mio teppistello, è giunto il momento di correre. Vedi di mettercela tutta. Alcuni di noi hanno scommesso un sacco di soldi su di te. Vinci se vuoi entrare nelle nostre grazie. Perdi
e farai un giro nella sala di tortura. Lo trovi divertente? Sì? Sembra divertente. Fammi sentire quanto ti diverti. Il guardiano moriva soffocato dalla sua stessa lingua. Adesso c'è la gara. Bastardi, voglio una gara sporca con parecchie scorrettezze e spinte, chiaro? Mettetevi in posizione. 3, 2, 1. Via. Stavolta non vincerai. Adesso dobbiamo cercare di vincere. Un sacco di pus. E quello lo chiami correre, lumaca? E ovviamente non possiamo picchiare le guardie, perché altrimenti manderemo così tutto a puttana. Così inutile. E quello lo chiami correre, lumaca? Più veloce, più veloce! Forza, forza, forza! Forza, forza, forza! Beh, la gara è semplice da vincere, perché comunque noi corriamo decisamente più forti degli altri. E qui abbiamo vinto. Bravo! Abbiamo un vincitore. Guardie! Portatelo nel mio ufficio. Benvenuto nel mio umile alloggio. Ti sei guadagnato una ricompensa particolare. Una delle mie famose letture di poesia. Sì, ben detto. Queste mura di pietra non possono placare il cuore di un poeta. Non voglio sentir volare una mosca. Per socchiudere il proprio animo è necessaria la massima concentrazione. Esatto, quindi dobbiamo essere furtivi. Perché la chiave si trova esattamente in uno di quei libri. Il concerto avrà inizio tra poco. Ricorda, voglio il silenzio assoluto. Esatto, quindi dobbiamo essere silenziosi. Il canto premonitore, ecco, del qua. Passero galeotto. Questo diario è chiuso con una combinazione. Per aprirlo ti serve un codice. Ed ecco, l'ardito passero. Anche questo. Spavaldo. E anche questo. Sulle cupe. Quindi dobbiamo trovare il codice. Volteggiare. Attenzione. Niente lo può ledere. Neppure un... 1483. È il codice. Certo falliresti. Attenzione. Se dovessi tentare, dal suo becco sgorga la sua storia. Vediamo se siamo fortunati. No. Devo prendere atto del tuo disinteresse per le arti. La mia opera lirica sprecata per le tue orecchie. Ti riaccompagno alla tua cella. Esatto, ed è così che passò un anno. Benvenuto nel tuo alloggio provvisorio, la sala di tortura. Ci divertiremo. Sì, ci sarà da divertirsi. Se io non ricordo male, la chiave non si può trovare mai al primo colpo. L'oscurità della cella consumò la mente dell'eroe. Esatto, perché c'è questo così filmato. Così come i lunghi anni di prigionia e di torture compromisero la sua salute. Un altro anno di torture. L'antico sangue nobile che scorreva nelle sue vene, il potere della Gilda, niente aveva più senso all'interno di queste mura. Per tutto questo tempo Jack di Spade fu libero di vagare per Albion. L'eroe non sarebbe stato sconfitto, sarebbe stato libero. Esatto. E ora, dopo un altro anno... Oggi è un giorno speciale. Lo scoprirai presto. Gettatelo nelle prigioni insieme agli altri. Ci si rivede. Rimani lì, ti verremo a prendere tra poco. Siete in meno quest'anno. Chissà cos'è capitato agli altri. Esatto, quindi è passato un altro anno. Ah, sei sopravvissuto. Un altro anno, un'altra gara. Ma dobbiamo riuscire a entrare nell'ufficio del guardiano. Dobbiamo prendere quella chiave.
Esatto. Adesso, da questo momento, se non ricordo male, è possibile trovare la chiave. Ora, un libro ovviamente è già stato aperto, quindi le possibilità sono 50 e 50. Qualora non dovessi trovare la chiave subito, la troverò sicuramente dopo, quindi non è Ascolta, quello il problema. Caro il mio teppistello, è giunto il momento di correre. Vedi di mettercela tutta. Alcuni di noi hanno scommesso un sacco di soldi su di te. Vinci se vuoi entrare nelle nostre grazie. Perdi e farai un giro nella sala di tortura. Lo trovi divertente? Sì? Sembra divertente. Fammi sentire quanto ti diverti. Bene, conosci le procedure? Sì. Mettetevi in posizione. 3, 2, 1. A tutta velocità! Forza, forza, forza! È una tortura! Sì, ci sono i barili che si possono spaccare. Preferirei essere nella sala delle torture. Schifoso. Guarda questo com'è veloce. Sono sfinito. Così, gran pezzo di sterco di Balderino. E quello lo chiami correre, lumaca? Dai, forza. Datti una mossa, verme schifoso. Forza, forza, forza. Stavolta non vincerai. Così, gran pezzo di sterco di Balderino. Ancora tu? Sei proprio un atleta, allora. Sono impaziente di andare nel mio ufficio per un nuovo incontro spirituale. Guardie! Eccoci. Nuovamente. Il concerto avrà inizio tra poco. Ricorda, voglio il silenzio assoluto! Va bene. Grigio è il più bel colore. Oh, grigio è il più bel colore. Attenzione. Perché è nel suo nome. Nei suoi occhi e nella sua anima. A un metro da terra mi fa camminare. 4504. Quindi nuovo libro. Alla vista di lei il mio cuore tracima. Vive al nord in Attenzione. Terre evidenti. E io la contemplo dai bassi fondi. Okay. Vediamo se è qui la chiave. Oh. Devo prendere atto del tuo disinteresse per le arti. La mia opera lirica sprecata per le tue orecchie. Abbiamo preso la chiave. Ti riaccompagno alla tua cella. Esatto. Però questa volta... Il guardiano ha perso la chiave. Ti terremo in cella di detenzione finché non viene ritrovata. Le torture verranno rimandate. Però adesso possiamo aprire la cella. Abbiamo il bastone. Qui. Sei un amico. Vai nel cortile. Io ti aiuterò a distrarre le guardie. Esatto. Praticamente liberare gli altri mi servirà. Non posso crederci. Per fare una un bel po' crederci. Di casino. Me ne vado. Mi vendicherò di quei bastardi. Esatto. Noi pensiamo a distrarre le guardie. Fuggiremo più tardi. Vendetta sarà fatta. Lascia a me quelle guardie. Qui ovviamente hanno suonato l'allarme. Qui non c'è nulla che possiamo fare. Perché è tutto bloccato. Io devo andare nella sala... Se non mi ricordo male, dovevo andare da una parte dove c'erano appunto i miei equipaggiamenti, forse. C'era un forziere, ecco, forse era questo. No, stivali di piastre. Noi pensiamo a distrarre le guardie. Fuggiremo più tardi.
Sì, ho capito, ho capito. Eccolo, quello è il criminale. Noi pensiamo a distrarre le guardie. Fuggiremo più tardi. Hai cercato? Eccolo! Allora, vediamo se è qua la mia roba. Guanti della guardia. Ah, forse qui c'era il set della guardia. Sì, stivali da guardia. Quelle guardie. Il cappello della guardia. Camicia della guardia. Cambio della guardia. No. Era un'altra cosa. Pantaloni da guardia. E forse era qui il mio equipaggiamento? I tuoi beni smarriti. Esatto. È l'ora della resa dei conti. Però adesso con il mio equipaggiamento è tutta un'altra cosa. Quindi abbigliamento, abiti. Non ce l'ho ancora gli altri, vero? Infatti cotta maglia, piastro scura ce l'ho quasi tutte, anche quella radiosa, però purtroppo ancora no, quindi siamo costretti a indossare questo. Qua purtroppo un altro dei nostri è morto, mischino. Qui la volontà non si può usare. Ah, forse sì, adesso la posso usare. Devo essere coraggioso. Sì, adesso si può utilizzare la volontà. Perché ho recuperato il, diciamo, il mio equipaggiamento, quindi. Allora, qua non c'era qualcos'altro, se non sbaglio. Anche se in realtà sì, mi sa che devo uscire. No, infatti devo uscire da lì. Esatto, esatto, adesso siamo nella sala di tortura. Oddio, che è successo? Gioco? Andiamo, andiamo. Noi pensiamo a distrarre le guardie. Fuggiremo, ecco. Più tardi. C'è dell'altro. Non manca dentro molto, di te, ma dobbiamo alberga un potere latente che solo io posso liberare. Adesso invece, se avete notato, possiede la vita. Intruso. Che diavolo succede? Come sei arrivato qua? Intruso! Vedo che ti sei allenato duramente. Che diavolo succede? Adesso possiede la vita. Minchia, ma sono resistenti. Sono resistenti, bastardi. Come sei arrivato qua giù? Eroe, la tua volontà scarseggia. No, non scarseggia, tranquillo. Ora qui è dove eravamo stati catturati la scorsa volta, ma adesso... Intruso! Possiamo uscire, quindi... Vedo che ti sei allenato duramente. I non morti. È ora della legge. Se la caveranno. Oh no, non farlo! Via. Tra l'altro, per tutto questo tempo bisogna sottolineare il fatto che Jack di Spade sia stato libero di poter girovagare per tutta la strada di Albion, quindi ci saranno dei cambiamenti quando ritorneremo alla libertà. Il maledetto eroe.
E ci sono i funghi, facciamo attenzione. Non manca molto. Cosa diavolo? Allora, volendo posso anche skipparli i combattimenti, perché una volta che supero io la porta... No, aspetta! È quel maledetto eroe. Una volta che supero io... Cioè, io posso fare tranquillamente così, perché una volta che passo io la porta... La passano anche tutti quanti gli altri. Ecco, adesso qui c'è la boss fight che vi ho anticipato praticamente all'inizio. Quindi prendiamo l'arco. Esatto, strada bloccata, ovviamente. Ah, ecco qua. Ecco qua. Mi ha rotto un po' i coglioni. No? Che dici? Eccoci. Non preoccuparti per me, me la caverò. Ah, posso combatterlo anche con la spada in realtà. Ecco. Esatto, è dopo che devo utilizzare l'arco. Credo che quelle barriere siano collegate con quest'affare. Non preoccuparti per me, me la caverò. Credo che quelle barriere siano collegate con questa falla. Non preoccuparti per me, me la caverò. Sì, sì, e chi si preoccupa? Sono così tranquillo. Vedi, facciamo il multicolpo, così, easy. Ciao. È stato un piacere. Qui c'è tutta l'esperienza che adesso possiamo raccogliere. Ovviamente con il moltiplicatore, quindi approfittiamone. Con il moltiplicatore alto, vedete, 6240 punti in un colpo solo, direi tanta roba. E qui abbiamo liberato la madre. La vendetta ardeva come il sole nel cuore dell'eroe. Il suo destino era chiaro. Jack aveva gettato un'ombra sulla sua vita. Era stato l'artefice della sofferente cecità di sua sorella e della prigionia di sua madre. Presto il suo potere sarebbe stato assoluto. Quindi, vendetta contro Jack di spade. Bene. Dopotutto non sei poi così male. Te la sei cavata piuttosto bene laggiù. Ma c'è ancora così tanto da fare.
Jack si sta avvicinando alla spada. Lo sento. Gli serve una chiave per sbloccare la spada dal suo nascondiglio e ora sa dove si trova. La chiave è nella costa di Hook, nelle rovine di una vecchia abbazia. Tu devi prenderla per primo. Abbiamo un vantaggio. Lui non sa che la chiave si mostrerà soltanto a una persona della nostra discendenza. Ecco perché dobbiamo trovare tua sorella. Finché resterà là fuori, Jack potrà usarla. Dovresti andare a Darkwood per esaminare il portale. Ci deve essere un modo per attivarlo. È l'unico modo per raggiungere la costa di Hook. Ma esatto. Prima ho un dono per te. Nel tuo sangue c'è un potere che non è stato ancora portato alla luce. Bella sensazione, vero? D'ora in poi potrò parlarti attraverso il tuo sigillo della Gilda. Ora vai. Io andrò in cerca di Teresa. Esatto, quindi adesso possiamo raggiungere finalmente la costa di Hook. La costa di Hook è uno degli ultimi luoghi praticamente che si sblocca del gioco, quindi già siamo a una buona fase della storia. Non manca molto alla fine della prima parte di trama. Poi ci sarà una seconda parte di trama. Della Gilda è stato riattivato. Ok. Bentornato. Grazie. Adesso la seconda parte del finale, che poi ci sarà la parte proprio finale, avremo modo di poterla vedere più in là. Però per il momento vado a vedere le missioni, vado a vedere se posso fare delle side quest e mi vado a potenziare ovviamente, e dopodiché direzione Costa di Hook. Bye bye!